E noi andiamo a ricordare altre manifestazioni. Prima di parlare di Jazz Laurino, andiamo al momento dedicato alle sagre, perché voglio ricordarvi alcune di quelle previste per questi giorni nel Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano. A Sassano inizia il 30 luglio per finire il 3 agosto la Sagra del Maiale Paesano. Le degustazioni delle specialità saranno possibili dalle 20 in poi. Dunque, mamme che avete dei bambini in casa affezionati a Peppa Pig, portate a Sassano i vostri figli e fategli vedere che fine fa Peppa Pig e tutta la famiglia, quindi il maiolino, che destinazione ha da queste parti. E ad Albanelle invece, non molto distante da Capaccio Pestum, è tutto pronto per la sagra, il Borgo degli Antichi Sapori. Da mercoledì 30 luglio fino al 30 agosto, tutte le sere, nella suggestiva piazzetta di San Giuseppe Lavoratore, verranno preparati piatti tipici della cucina tradizionale ormai dimenticati, come appunto le melanzane imbottite, che io ricordo sempre con piacere, e la ciaurella, che ancora fortunatamente qualcuno fa. E a Matinella, che invece è una piccola frazione di Albanella, questa sera inizia la prima edizione della festa del Panuozzo. Si terrà tutte le sere fino al 31 luglio in Viale Italia a partire dalle 20:30, e i piatti tipici locali si potranno assaporare anche a Sanza in occasione della festa della lavanda, in programma per il 29 e il 30 luglio. Durante le due serate verranno rievocati gli anni in cui Sanza si dedicava alla produzione e alla trasformazione della lavanda, però ci saranno anche i piatti tipici locali. Mentre a Perito fervono i preparativi per la festa del Bosco, dal 6 al 13 agosto in un suggestivo bosco di castagni verranno serviti antipasto di capicollo e prosciutto e altri insaccati, e poi cavatielli, soffritto di maiale e molte altre pietanze dal gusto ormai antico. Lasciamo le sagre per occuparci di Jazz Laurino, una rassegna che da 12 anni anima il borgo medievale dell'entroterra cilentano con musicisti di fama internazionale. Stanno per iniziare i nuovi concerti e i workshop. Per eventuali informazioni potete telefonare al 348-72. Ecco qui, 72 38 568. È una manifestazione che, dicevamo, ormai si fa a Laurino, in questo borgo davvero suggestivo ed accogliente, da 12 anni. Abbiamo con noi Fabio Schiavo, che è uno degli organizzatori, e io consiglio di partecipare a questa rassegna anche per conoscere questo borgo davvero eccezionale e il teatro, che risale a che anno, Fabio? Il teatro è stato costruito nel 1700. Sui ruderi di una chiesa preesistente, addirittura dietro al contro, diciamo, al sipario, si può ancora intravedere la volta della vecchia chiesa, che risale al 1300. Per cui, insomma, è un teatro che vale la pena visitare. Ma parliamo di questa nuova edizione, come è stata articolata? Beh, come gli altri anni, la forza di questa rassegna, di questo festival, risiede nei seminari. Organizziamo i seminari di ben 7 strumenti, da canto, pianoforte, chitarra, basso, tromba, sassofono e percussioni. Quindi i seminaristi lavorano dalla mattina a pomeriggio, di mattina con i loro insegnanti di strumento, il pomeriggio formano delle classi di musica d'insieme e iniziano a preparare un repertorio per poi esibirsi di sera alle jam session che si organizzano in piazza o in qualche locale del paese, e soprattutto per il concerto finale che si terrà il 7 agosto in piazza, aperto al pubblico, e sarà l'occasione per mettere in pratica quello che hanno studiato durante questi anni. E fino ad oggi quanti seminaristi avete con voi? Abbiamo già un buon numero, e invito gli ascoltatori ad affrettarsi, perché le iscrizioni stanno per concludersi. Io voglio ricordare il numero 348 72 38 568, è un numero a quale potete chiedere informazioni su questi workshop, sui, appunto, i seminari, ma anche sui concerti, per cui questo è il numero da appuntare. Sì. Allora, dicevo, affrettatevi perché dal 3 partirà poi la rassegna, quindi il 2 noi facciamo un incontro, un'accoglienza con i seminaristi, e poi dalla mattina del 3 inizieranno i lavori. Ogni sera poi ci saranno dei concerti. Il 3 aprirà la rassegna un gruppo di
formidabile veramente di ragazzi che vanno dai 14 ai 18 anni, un gruppo che si è formato all'interno del liceo Alfano I di Salerno, il liceo musicale. È un gruppo veramente straordinario, merita di essere ascoltato, veramente ragazzini in gamba, credo che faranno strada. Poi il giorno 5 abbiamo veramente il grande nome, abbiamo Brian Auger, che insomma veramente è una pietra miliare non solo del jazz, forse più del rock, insomma della fusion. Dicevamo prima, ha collaborato, cito solo questi due nomi, con Jimi Hendrix e con i Led Zeppelin, credo che nomi mostruosi del panorama della storia della musica. Il giorno 6 si esibiranno i docenti. E anche qui abbiamo nomi impressionanti del panorama internazionale, ne cito alcuni: Andy Shepard al sassofono, Michele Rabbia alle percussioni, Diana Torto alla voce. E quindi ogni anno noi dedichiamo una serata ai nostri docenti. E poi l'ultima sera, ripeto, il 7, è il saluto finale con il lavoro che viene messo in piazza e tutti i ragazzi che si esibiscono, e poi c'è la consegna dell'attestato. Un'altra cosa importante, un attestato che ho avuto modo di sperimentare, perché alcuni ragazzi nel frattempo hanno poi chiesto di diventare insegnanti, e nel produrre questo certificato, questo attestato, hanno avuto dei crediti significativi. Quindi questo è anche un ritorno in questo termine. Certo, perché è una rassegna, ora siamo alla 12ª edizione, ma già dal primo anno veramente devo dire ha avuto una risonanza importante. D'altronde abbiamo avuto dei nomi veramente incredibili in corso di questi anni, sia dal punto di vista prettamente jazzistico, ma anche nel panorama pop. Abbiamo avuto Mario Biondi, abbiamo avuto Gino Paoli, un progetto jazzistico, ma e quest'anno, ripeto, veramente sono orgoglioso, io sono un pianista e quindi avere come ospite Brian Auger non mi fa dormire. Sei scioccato. Allora, ma il jazz è un genere musicale un po' particolare e che richiede anche un pubblico attento e che ama questo genere di musica. E con Jazz Laurino siete fatto un'idea che è un tipo di musica che può interessare a questo territorio? Può interessare, abbiamo le prove dei numeri, abbiamo rischiato in qualche occasione di non avere posti a sufficienza. La buona musica è cultura, il jazz è buona musica, ma esiste buona musica classica, buona musica, bisogna scegliere gli interpreti giusti, è soltanto quello. E poi ci vuole un po' di educazione all'ascolto. Laurino ha una grande tradizione musicale, ma soprattutto una tradizione bandistica. Pian piano adesso le persone si stanno avvicinando. Poi abbiamo da sempre ospiti che vengono dal mare, che abbandonano il loro luogo per una serata e vengono a godere, come lei diceva prima, anche di un posto magico, veramente un borgo medievale che ha un ricco di storia. Scrigni, noi facciamo le lezioni di canto in una chiesa del 1100 e che è una bomboniera. Il teatro che abbiamo già citato prima, altre lezioni si fanno nel chiostro del monastero, altre all'interno del palazzo ducale. Insomma, anche il luogo rende magica questo vostro progetto. Per avviarci alla chiusura, ma quanti posti a sedere ci sono all'interno di questo teatro del 1700? All'interno del teatro abbiamo 200 posti, infatti i concerti più importanti non li facciamo, d'altronde poi è un periodo questo che preferiamo stare all'aperto, però uno dei concerti comunque ogni anno lo facciamo sempre all'interno del teatro, anche perché è il nostro piacere è rendere visibile quello che noi abbiamo. Invece dove si terranno i concerti? Il concerto di Brian Auger si terrà nel cortile adiacente del Palazzo Ducale. È un bel posto, può contenere facilmente intorno alle 600-700 persone, e quindi diciamo ci assicuriamo che tutti gli spettatori avranno il loro comodo posto a sedere. Bene, a che ora iniziano gli spettacoli? Allora, gli spettacoli iniziano intorno alle 10 di sera. Volevo soltanto dire un attimo come raggiungere il paese, e per chi venisse dal mare, diciamo così, dove bisogna raggiungere Vallo della Lucania, che è un centro conosciuto, dopodiché 30 chilometri ci sono i cartelli. Per chi dovesse venire da Salerno, lasciare l'autostrada Battipaglia, percorrere la statale 18 fino a Capaccio Scalo e poi seguire le indicazioni per Rocca d'Aspide e si arriva, insomma.
insomma, ne sì. varrà la pena poi. Sarà magari un po' lungo arrivare, ma poi sicuramente ne sarà valsa la pena. Ora invece tu ti avvii verso Ascea, questa sera c'è un'altra manifestazione. Sì, io tu sei un musicista. Sono impegnato in qualità di pianista, c'è un'altra bellissima rassegna che è partita l'anno scorso. Come si chiama? Myland. Sono tutti artisti del Cilento, bravissimi artisti, che insieme presentano i loro progetti, la loro musica. È un progetto itinerante, quindi questa sera sarà ad Ascea il 22 agosto a Pieggine, un paese vicino a Laurino. Poi ci sarà un'altra tappa a settembre, non so. Comunque bene, rimaniamo ad Ascea, così io diamo l'informazione a chi ci sta seguendo. Questa sera dove inizia? Quando inizia? A che ora e dove? E questa sera alle ore 21 in piazza ad Ascea Marina. Non so il nome preciso della. Quindi vi alternerete? Sì, saremo sul palco, ci sarà un'orchestra fissa di musicisti e poi ogni artista magari avrà il suo. Io mi esibirò insieme a Franco D'Angiolillo, un cantautore spettacolare proprio che risiede ad Ascea. E quindi io salirò sul palco in occasione dell'esibizione di Franco, e così succederà per altri artisti.